diciamo, in termini dinamici, le due province che sembrano, diciamo così, avere un dinamismo più accentuato sono innanzitutto Lecce, che vedete proprio si stacca un po' dagli altri, e poi Bari. Questo riguarda sia gli arrivi sia le presenze. Quello delle presenze lo guardate che è un po' più mosso, però ci dice sostanzialmente la stessa cosa. La linea in alto, quella verdona che si è in alto, è la provincia di Lecce, che tende ad uscire addirittura dal grafico che si è fatto. Per quanto riguarda il 2010, noi non abbiamo ancora i dati, poi lo dirò alla fine, perché c'è un problema al quale stiamo cercando di ovviare, di raccolta dei dati, di controllo dei flussi dei dati, di raccolta dei dati e di disponibilità dei dati. Io personalmente ritengo che questa sia una cosa importante, in base a una semplice considerazione, che noi dovremmo abituarci a considerare i dati statistici, per quanto imperfetti, e lo sono tutti, i dati sul lavoro, i dati sulla produttività, i dati sull'inflazione, sono quasi tutti imperfetti, però dovremmo abituarci a considerare i dati come strumenti di informazione per produrre conoscenza. E quindi da questo punto di vista i dati statistici sono da considerare un bene pubblico. Per questo ci sono gli istituti nazionali di statistica, per questo le informazioni statistiche devono essere socializzate, perché non servono solo per gli studiosi, per chi fa ricerca, eccetera, ma dovrebbero servire, anzi, innanzitutto, per chi deve prendere decisioni politiche. E quindi noi non abbiamo ancora i dati di tutta la Puglia nel periodo gennaio-agosto 2010, ce li abbiamo però parziali. Per la provincia di Bari, in cui si vede che nel 2010 gli arrivi, che è il cilindro giallo, e le presenze, che è il cilindro verde, sono aumentati del 9,5% rispetto al 2009, anno in cui erano aumentate già del 6,6% rispetto all'anno precedente, e le presenze sono aumentate dell'8,5% rispetto al 2009. Nel 2009 rispetto al 2008 l'incremento delle presenze era stato piuttosto basso. La stessa cosa la potete vedere anche da quest'altro grafico, che rappresenta la nuova provincia fatta. Adesso la provincia di Bari, come sapete, si è divisa in due, e come vedete nel 2010 gli arrivi sono aumentati del 5,4% nella BAT e le presenze del 9%. Ora, è legittimo pensare che quando avremo i dati completi della provincia di Lecce, della provincia di Foggia, di Brindisi e di Taranto, il trend anche per il 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 è un trend positivo. Allora, mettendo insieme tutte queste informazioni, c'è da chiedersi innanzitutto quali sono i motivi del successo. Naturalmente la politica potrebbe dire: no, come sempre avviene, è il merito nostro. Questa politica e questa amministrazione regionale non si azzarda a dire questo, perché il turismo, ahimè, o anzi per fortuna, è il risultato di tanti fattori, è il risultato di tante sinergie, di tanti circoli virtuosi, e che quando lavorano tutti e vanno nella stessa direzione, allora producono un risultato che è maggiore della somma delle parti. Uno più uno nel turismo può fare 3, può fare 4, 2 più 2 può fare 8. Questo significa che, a mio parere, tra i fattori del successo vanno individuati innanzitutto, vabbè, è ovvio dirlo, lo dico a Lecce, insomma, la multiforme, diciamo, bellezza del nostro territorio. La cosa anche qui non è del tutto banale, perché noi abbiamo, diciamo, la Puglia si è distinta negli ultimi anni, ci ritornerò tra qualche minuto, per essere riuscita a svincolarsi da quell'unica risorsa per la quale la Puglia prima era conosciuta in Italia e fuori d'Italia, cioè la costa e il mare. E la Puglia in questi anni è riuscita a sviluppare, diciamo così, a mettere in mostra molte delle sue bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche, paesaggistiche, i parchi naturali. Io ritengo che la politica della regione, delle istituzioni, di tante aree protette sia uno dei fattori che abbia prodotto il successo turistico della Puglia.
Come negare che le politiche dei trasporti, soprattutto quelle legate all'accessibilità, cioè il fatto che abbiamo due aeroporti finalmente, come dire, non da quarto mondo, ma due aeroporti ben funzionanti, ben collegati con una serie di capitali europee ed ex europee, abbiano incentivato l'accessibilità all'arrivo in Puglia di tanti stranieri. Come non considerare che le politiche culturali che sono state condotte in questi anni, le grandi manifestazioni culturali, ma anche le piccole manifestazioni culturali, o le piccole grandi manifestazioni culturali, i grandi eventi, gli eventi legati alla tradizione della nostra regione, abbiano prodotto un movimento turistico di grande rilievo. Pensiamo alla Foca di Sant'Antonio di Nova, a Novoli, alla Rotta della Taranta, ma io penso anche a quel sistema intricato delle sagre che si svolgono in tutti i paesini del Salento, che stanno finalmente cominciando a fare sistema anche loro. Quest'anno per la prima volta ho visto che si sono consorziate, hanno creato un sito, non si sovrappongono più le date, sono organizzate in maniera straordinaria, non c'è nulla di dilettantistico in questo, e quindi tutto ciò fa sì che quello che noi consideriamo non un settore, ma consideriamo un metasettore come il turismo, possa avere questi risultati. Quindi la bellezza del territorio e le risorse che questo territorio ha. In secondo luogo, credo, anche questo è banale dirlo, ma voglio sottolinearlo, che al fondo c'è una risorsa molto diffusa, che è la straordinaria vocazione all'ospitalità della gente pugliese. Questa è una risorsa, lo dico perché questa è una risorsa che va curata molto, che non possiamo più lasciare soltanto alla spontaneità, ma va incentivata, va coltivata, va promossa, va incoraggiata ancora di più. In terzo luogo, io non esito a collocare un'attiva economia dell'ospitalità. Molto di ciò che è accaduto nel turismo pugliese è attribuibile alla tenacia degli operatori turistici, sia del tour operator, sia di chi gestisce strutture ricettive, di chi gestisce una fitta rete di servizi turistici disseminata sul territorio. Ecco, quando il turismo era appunto una cenerentola nella politica pugliese, nelle politiche delle istituzioni pugliesi, questi operatori hanno continuato a lavorare e hanno tenuto le loro posizioni e con la loro fantasia, con la loro capacità di innovazione hanno un grande contributo, a mio parere, allo sviluppo di questo settore. Infine, last but not least, ma lo dico per ultimo, io credo che ci sia dietro al successo del turismo anche un attivismo delle amministrazioni locali, in primo luogo dei comuni, ma anche delle province, e naturalmente per quello che ci riguarda più direttamente da parte della regione, la quale secondo me ha contribuito al turismo innanzitutto considerando un settore chiave dell'economia pugliese, in secondo luogo investendoci sia direttamente sia indirettamente. Pensiamo direttamente, gli APT hanno provato negli ultimi anni ad attuare un programma che si è diventato uno dei brand della regione Puglia, si chiama Città Aperte. L'anno scorso Città Aperte è stata accompagnata da Spiagge Aperte, da Spiagge d'Autore, cioè stiamo cercando di tenere aperti musei, castelli, cattedrali, oltre i loro orari normali, stiamo cercando cioè di, questa è una delle iniziative dirette della regione, ma penso al rapporto con gli operatori, e poi ci sono una serie di interventi indiretti, alcuni li ho citati, dagli interventi per migliorare la qualità dell'agricoltura agli interventi orientati a dotare la regione di un sistema di infrastrutture di trasporto innanzitutto, che riguardano soprattutto l'accessibilità, ma penso alle politiche culturali, cioè tutta una serie di
interventi in settori che apparentemente